La costa est di Indra. Di già? Guardate, è la nave di Anexia! No, Kraden, esatto. Non credo che siano arrivati fino a qui. Certo che no, sono stati uccisi sul faro, giusto? Pensi che la corrente possa averla trasportata qui? No. Come altro potrebbe essere arrivata fin qui, Felix? Se avessimo quell'affare che aveva Saturus, potremmo prendere la nave. Per quel che ne sappiamo, la sfera è in fondo al mare, con loro. Ah, non c'è ragione di rimanere qui tutto il giorno. Andiamo a vedere se troviamo una nave che possiamo usare. Aspetta un attimo, però io in realtà credo di ricordarmi di chi è sta nave. E mi sembra tanto presto, no? O sbaglio? Credo che lì ci sia forse una medaglia di gioco, la butto lì. Mi sembra tanto presto, eh? Prima che vediamo gli altri personaggi, sai? La porta è chiusa da una grande forza. Esagerato. Ok, ci torneremo allora. Altra grotta, però fammi vedere prima se c'è qualcos'altro da queste parti. Anche perché io non mi ricordo effettivamente dove sono i Dijin, diciamo, sparsi nella natura qui. In questo momento non ho la più pallida idea di dove mi trovo, di dove devo andare. Sto girando per tutta la mappa in cerca di qualcosa. Ok, ho trovato il dirupo di Gondwan e c'è un cane. Ok, qui serve il ghiaccio. Lì c'è un fungo, qua c'è un albero e qua c'è un dirupo. Tante zone da visitare che per il momento è meglio un attimo fare con calma. Abbiamo lasciato indietro anche una grotta. Calma, facciamo un attimo le cose con la dovuta calma prima di proseguire per tutte le zone. Che finché non abbiamo il ghiaccio, mi sa che qua si prosegue un attimo con la dovuta calma. Ah, che culo, non me l'aspettavo. Ottimo, dunque, raggiamolo e ti prego non scappare, tra l'altro. Rimani qui, non fuggire. Ok. Kaboom. Ti prego non mi fuggire, mi raccomando. Che prima ti ho, meglio è per tutti qui, Destrezza 36 57, andato. Siamo saliti di livello, a posto. Anche Jenna sale di livello e anche Sara no. Beh, dai, andata bene. Non me l'aspettavo. Mi aspettavo che avrei dovuto mettermi a cercarlo. Ferro si unisce a Jenna. Dunque, ferro la renderebbe una bruta e abbiamo detto di no. Se la diamo a Sara, gli aumenta di un bel po' le statistiche, compresa attacco e difesa. E diventerebbe una veggente. Beh, dai, sono contento. A parte per Jenna, poverina, ed eccoci a una nuova città. Siamo arrivati a Mandra. Carina la musichetta. Fermi! Qual è il problema? Aspettate lì. Non sembra essere Ciampa. Sono d'accordo. Scusate per l'attesa, ora potete passare. Che cos'è un ciampa? Esatto, perché ci avete controllato? La nostra città è stata saccheggiata dai pirati. Sono venuti a liberare il loro capo, Brix. Sono venuti da est, un piccolo gruppo. Li abbiamo respinti facilmente. Poi però degli stranieri hanno attaccato da ovest, sfruttando un punto debole della prigione. Ora però è finita, rilassatevi e buona permanenza. Grazie. Quello è il buco da cui sono passati? Vabbè, io intanto mi riposo un attimo. Dormito bene? Fate buon viaggio, grazie. Io vado un attimo, esatto, a vedere se c'hanno armi nuove. Rarità è qualcosa? Hai un bastone magico, 380 monete, non è neanche tanto. 63,56. Beh, Jenna al momento ne beneficerebbe mica poco. Certo, prima o poi dovremmo occuparci anche di Sara, è vero però. È vero, noi abbiamo ancora il bastone sciamanico. Mi ero dimenticato di darglielo, che stupido, vabbè. È un bonus di pochissimo, per carità, però visto che non costano tanto le cose, direi di prendere uno di tutto per tutti. Non abbiamo speso tantissimo per fortuna e abbiamo già upgradato il nostro inventario in maniera anche decente. Soprattutto visto che in questo titolo già gli stivali li trovi già ora. Mentre nel primo capitolo, a parte quello stivale tartaruga che ci abbassa tantissimo la velocità, trovare gli stivali devi arrivare fino a Tolby e ottenerli in modo, diciamo,
attraverso, se no non ne trovi. Lì però vedo una bella cesta. Come ci arriviamo? Ehi, è questa? Non toccare la gemma, l'anziano ci ha ordinato di proteggerla. L'anziano, eh? L'anziano del villaggio è andato a cercare Briggs, chissà dov'era. Credo che forse, ipotizzo, sia in quella grotta che abbiamo missato prima. Non mi importa di cosa dica l'anziano, quel prigioniero era solo uno sporco ciampa. Fino a prova contraria, gli dico di lasciarlo lì a marcire. Abbiamo messo in prigione quel tipo che era privo di sensi, continua a dire che però non è un ciampa. Andiamo a controllare. Ammettilo, tu sei uno dei ciampa, vero Pierce? Eccolo Pierce. Parla, o lascia che il tuo silenzio ti condanni. Ve l'ho già detto, non sono un ciampa. E allora da dove vieni? Dal cuore del mare orientale. Se vi dicessi dove, non mi credereste. Guardami quando ti parlo, ti prendi gioco di me? Ti imploro, non irritarmi. Oh, mi implori? Perché? Cosa succede se ti irrito? Ehi, Shin, forse dovresti andarci piano con lui. Ehi, è la tua fidanzata che è stata ferita? Mi dispiace che sia stata ferita, ma io non... Non voglio le tue lacrime, mostro. Voglio che tu sia arrabbiato con me. Basta, per favore. Anche la mia pazienza ha dei limiti. Ehi, non ti va di vedere cosa farà ora? Credo che dovremmo smetterla. Se le mie parole non bastano a raffreddarti, allora... Oh, quella era psicoenergia. Aia cazzo. No! Sei stato tu? Cosa si aspettava il tuo amico? Mostro! Io non sono un mostro. Aiuto! Quell'uomo deve essere un adepto. Certo, quella che ha usato si chiama psicoenergia. Forse dovremmo scoprire qualcosa di più su di lui. Ehi là, ciao. Ah, quando tornerà l'anziano? E quando finirà la mia prigionia? Non ho tempo da perdere, ma non voglio ferire nessuno. Proviamo a leggergli la mente? Perché in preda all'ira ho usato la psicoenergia. Devo mantenere il controllo. Le mie azioni non devono essere fonte di rammarico. Io avverto l'uso della psicoenergia. Che sia impossibile. No, non è della mia gente. Quando sarò liberato? Appena tornerà l'anziano, come dicono. Pierce è fuggito? Ah no, era il capo del villaggio. O forse la signora, boh, chi lo sa. Torniamo a vedere? Oh, meno male. Quindi Pierce non è fuggito. Se fosse fuggito, l'anziano non avrebbe più potuto proteggerlo. Ma sembra che qui ci sia stata baruffa. Oh, la cella in disordine. Mi chiedo cosa sia successo. Sembra che Pierce sia un uomo da molti misteri. Non ultimo, la nave con cui è arrivato. Ah, quindi è sua, ok. Ehi, voi, mi sembrate viaggiatori. Signora, non è il momento di parlare con dei forestieri. Va tutto bene, lui ha degli occhi così gentili. Quando siete arrivati? E da dove andate? Mia signora, per favore! Andate in Ossenia? Boh, sì. Lo sapevo! C'è bisogno del permesso per attraversare il ponte per l'Ossenia, giusto? Allora io concedo il mio benestare a questi quattro viaggiatori. Che si sappia immediatamente. Ok, come vuole lei, non so, però va bene. Ora potete continuare il vostro viaggio e arrivare in Ossenia. Grazie, ok. Come vuole lei, signora. Ok, quindi dobbiamo aspettare il capo del villaggio. Più che altro mi interessa sapere come arrivare di lì. Oh, buongiorno. Come lo prendiamo questo piccolino, eh? Proviamo a vedere da questo buco dove arriviamo, magari. Alle catacombe di Mandra, ok. Allora, c'è un tizio che ha bisogno della corda lì. Probabilmente dovrò fare il giro lungo. Ok, Sara sale di livello, bravissima. Guardatemi con gli occhi della verità, allora la porta si aprirà. Ok, altra psicoenergia serve rivelazione, vai. Quindi in pratica fino ad ora ci sono già tre luoghi che dobbiamo rivisitare. Due in cui serve rivelazione e
di cui uno ancora di quelli e un altro serve invece Brina, che ce l'ha il nostro caro nuovo prossimo amico Pierce. Ok, la domanda è come faccio a salvare quell'uomo? Lo scopriremo. Ok, questo è il ponte di Mandra. Sì, abbiamo già saputo. Se andate in Ossenia, meglio che vi muoviate. Alafra è a nord-est in Ossenia. Alla fine ci arriverete. Ok, di qua si prosegue, quindi. Voglio andare a vedere quell'altra grotta che abbiamo lasciato indietro prima. Eccola qua. Ah, lo sapevo che mi appariva qualcuno prima di arrivarci. Vabbè, è un topo. Lo facciamo facile. Vediamo, era questa la grotta? La caverna di Indra. Forse no, Oh... Non è quello che mi aspettavo, ma probabilmente era quello di cui avevamo bisogno. Allora, io già l'ho detto nella scorsa serie, e sì, effettivamente, le evocazioni le abbiamo usate relativamente poco. Però ce ne sono alcune in questo e nel prossimo gioco che sono veramente forti. Ad esempio, Felix esamina le stele. Felix ora può evocare Zagan, uno di Venere e uno di Marte. Esatto, in questo titolo e appunto in quello del 3DS, del DS, ci sono evocazioni, multiple evocazioni che richiedono più di un singolo Digin. Sono solo curioso, esatto, di vedere se posso in qualche modo... Oh, aspetta un attimo. Lo sapevo. Volevo dire, vedere se potevo prendere questa. Il cappello da infermiera. Interessante. Ridà PS se usato. 59,72. Beh, come al solito abbiamo speso soldi per comprare un oggetto che abbiamo subito cambiato. Però voi siete, se non ricordo male, i combattenti del Colosseum, o sbaglio? Ci dirigiamo a Tolbi, abbiamo saputo che il torneo è chiamato Colosso. Io sono Morgan e qui c'è Decca. Competeremo e vinceremo. È già finito, mi spiace, siete in ritardo. Se incontrate un gladiatore di nome Geco, dategli un messaggio da parte mia. Se pensi di partecipare al Colosseo di quest'anno, sappia che non può vincere. Ah, ok, siete qui per l'anno prossimo. Però già ha parlato di noi. Già ha parlato di noi del passato. Ok, vuol dire che almeno il salvataggio è andato bene. Immagino di non poter fare molto altro. Dobbiamo proseguire al momento. Però anche da questo lato abbiamo sta roba qui. Speriamo il dirupo di Ossenia che ci faccia passare senza problemi. Questa è una nave ciampa. Potete vedere il loro simbolo sulla bandiera. Devono essere stati sbattuti da quell'ondata. Vediamo subito allora. Ah, non posso prendere, pensavo fosse un oggetto da prendere. Qua posso proseguire? No. Ecco, qua leghiamola di nuovo. E proseguiamo noi. Ecco, fatto. Qui c'è qualcosa? Sì, c'è un tesoro. E nient'altro. Una spada pirata? Beh, dai. Ci sta. 81 di attacco, scatena onda sogno. Attiviamola al momento, ma lascia, non la vendiamo subito. Non l'attiviamo perché molto probabilmente la daremo a qualcun altro. Dipende se troviamo un altro oggetto prima. Molto bello. Voi due che fate i piccioncini qua? Un attimo, se questa è la nave ciampa, allora significa che Pierce non è un ciampa. Dunque, perché l'anziano ha ancora bisogno di Briggs per dichiararlo innocente? Che disastro, l'onda deve essere stata immensa. Chissà quanti ciampa sono periti nel naufragio. Ah boh, chi lo sa. È sempre terribile quando succedono queste cose, signora. Dunque, anziano, dove si trova? Qui il ponte è distrutto. E abbiamo trovato un T-Rex per qualche motivo. No, è un Velociraptor e un Momonga. Vediamo il T-Rex quanti colpi regge. Regge 3 colpi della squadra e ci fa 13 di danno a Jenna. Potrebbe morire con 4 colpi. Scopriamolo subito. Bello, bel colpo. Allora, ok, c'avevo ragione. Il topo 2 colpi ben assestati. Il dinosauro 4. Ok, si può fare. Mentre tu cosa sei? Un coboldo. Vabbè, noi gliene facciamo una colpa, giusto? Mi piace l'attacco onda sogno perché è figo. E lui si difendeva, ovviamente, perché sennò non si spiegava così poco danno. Là, ma che culo oggi. Tutti colpi ipercritici da Felix. E abbiamo addormentato il coboldo. Bravissima Jenna. Onda sogno. 2 di fila. Deve essere il giorno fortunato di Felix.
Minchia, l'onda sogno addormenta pure. Oh, ma Felix oggi ci sta dando che ci sta dando, eh. Mentre qui siamo nel deserto Yampi. Ok, calmi un attimo prima di proseguire nel deserto. Vedo che la strada continua. Vediamo dove finiamo prima. Non so dove sto andando di preciso, ma siamo arrivati a una nuova città che è... Mikasala. Un altro guerriero. Perdona i miei modi. No, per favore, non abbiate paura di me. Sono Galadriel il guerriero. Sto cercando qualcuno di cui avrei bisogno di aiuto. Conoscete un cavaliere di nome Geco? Sì? Sì? Dobbiamo avvertire Ser Geco che corre un grave pericolo. Mentre parliamo, Satrage, Navampa e Hazard lo cercano. Vogliono vendicarsi delle sconfitte subite al colosso. Ah, maledizione. Credo che Geco sia da qualche parte nel mare orientale. Ottimo, grazie del consiglio. E lì c'è una gallina e una pecora. Una pecora. Beh... Una pegura. Vediamo se salendo qui posso proseguire. Ecco. E dove finiamo se vado di qua? Ah, buongiorno. Wow, 82 monete, ma che bello. Però mi serve un modo per arrivare da quella grotta. Come ci arriviamo? Allora, signora, vi faccio vedere che cos'ha. Ah, un anca propizio. 1693 di attacco e 89. Beh, è una bella botta in più, però costa anche più di quanto io abbia al momento. Mi sa che siamo in una zona un filino più avanti di dove dovremmo essere, sai? Le cose costano più di quanto mi sembri. Le cose costano un bel po'. Se riesco a vendere qualcos'altro, posso comprare questo. Che sì, diventerò povero, però i soldi si fanno, giusto? Te, ti vendo le noci. Te, ti vendo l'erba. Che suona male così, però... Oh, monete 1600 giuste, giuste, precise, precise. Guarda, voglio diventare proprio povero a zero preciso. Diamogliela a lei e via. Mi sa che devo fare un comeback indietro e vedere se arrivo da qualche altra parte. Però prima sarei curioso di andare a prendere quel Dijin.